Siamo con il capocannoniere della passata stagione della Serie C Girone A, ovvero dell'Albino Leffe, siamo con Jacopo Manconi. Buonasera Jacopo, buonasera. Complimenti per il titolo di capocannoniere, ovviamente per il premio di questa sera. Grazie mille, sono fiero di essere qui, è un onore veramente, quindi mi godrò la serata e spero di averne anche altre. Jacopo, correggimi se sbaglio, 10 reti lo scorso anno e 7 reti quest'anno? Sì, l'anno scorso ne ho fatti 15. Ecco, vedi? E quest'anno va aggiornato, se vai talmente di fretta, ti giuro, non ti si riesce a star dietro. Segna troppo, perciò. Bravo, bravo Jacopo. Il prossimo obiettivo? Adesso il prossimo obiettivo è quello di continuare a segnare. Spero di magari riuscire a risalire di categoria, perché è un mio obiettivo personale. E adesso è quello di pensare all'Albino Leffe e ritornare su con l'Albino Leffe. Ecco, non gli chiediamo se era sul taccuino del direttore di somma, perché lo sappiamo già, ma ovviamente è un pezzo pregiato dell'Albino Leffe. Scherzi a parte, conosci comunque alcuni calciatori dell'Avellino, ci dicevi prima, no? Sbraga, Bove, esatto. Che sono... Sì, no, bei giocatori, grandissime persone, e spero che possano far vedere quello che valgono, perché valgono tanto. Ecco, mister Marcolini, Michele Marcolini, allenatore del tuo Albino Leffe, solo di passaggio purtroppo ad Avellino, una stagione sfortunata del 2018, che l'Avellino poi non è riuscito a giocare il campionato, però ha lasciato un segno positivo. Com'è come allenatore mister Marcolini, perché noi non siamo riusciti a goderci? Quest'anno ci sta dando tanto, all'inizio siamo partiti bene, adesso abbiamo un po' di difficoltà, però comunque è un mister che riesce a gestire bene le cose e quindi riuscirà a farsi valere e farci risalire, perché è bravo come mister. Obiettivo, forse te lo chiedeva già Margherita prima, però insomma su un di gol poi... Sei di categoria, devi scappare. Esatto, io vorrei quello, perché comunque l'obiettivo personale di un giocatore è quello di risalire di categoria, quello sicuramente.